Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, brevemente, ma speriamo anche efficacemente e chiaramente, meditiamo un po' su queste letture che, come tutte quelle della Quaresima, sono sempre molto, molto, molto belle e molto, molto, molto importanti. Allora, il centro di questa liturgia sta intorno al ritornello del Salmo responsoriale. Voi ricordate sempre che il ritornello del Salmo responsoriale è una cosa sempre molto importante, perché ci porta dritti al cuore del messaggio. Dice: fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Che non è facile ascoltare la voce di Dio, non è scontato che ascoltiamo la voce di Dio, e bisogna riconoscere la voce di Dio e distinguerla da altre voci. Abbiamo sentito nel Vangelo, dicevano che Gesù era Belzebuto. Ecco, e Gesù dice: no, no, ci sono io e chi è contro di me. L'uno o l'altro, sono ben distinte le voci di Gesù da quella di Beelzebul. E guardate, questo è un fatto che riguarda tutti noi. Noi non vediamo Gesù, non vediamo Beelzebul, e a volte non vediamo quello che ci passa nella capa. Ecco, però tenete sempre presente una cosa, che quando c'è qualcosa che ci frulla per la capa, e anche altrove, ci sono tre possibili mittenti: uno è Dio, uno so io, e l'altro al diavolo, che spesso fa comunella con Dio. Qualche altra volta invece ci davo qualche suggerimento diretto, ma lui scende in campo quando stiamo molto dalla parte di Dio, quindi vuole tirarci fuori, se no generalmente basta che ce lo fa come ci pare, che è già sufficiente. Ora, prima di passare alla prima lettura, che contiene dei modi di conto importanti per vedere come Dio a volte ci parla, tenete sempre presente, vedete il blocchetto notes, fate punti, perché su queste cose prima si imparano meglio. Quando parla Dio c'è un distintivo infallibile della sua voce. Ma se significa infallibile, peggio che quando il padre parla ex cattedra, peggio che quando il papa parla ex cattedra, sapete che è fallibile, no? Questo non è infallibile. Se Dio ti sta parlando, se quello che ti passa per la testa viene da Dio, tu senti nel cuore una pace, e io spero che il Signore ve la faccia sentire presto, se provo ad ascoltarlo, che la riconosci subito, che non è una cosa umana, è una cosa talmente bella e profonda, tu stai pensando che lo senti, è inconfondibile. Unita a questa pace quasi sempre c'è una composta, soave, serena, una profonda gioia, contentezza di tutto. Quando c'è il contrario, quindi turbamento, agitazione, tristezza, ogni tipo d'angoscia, dobbiamo stare tranquilli che Dio non c'è, quel pensiero non è roba sua. O se tu che ti stai autoconturando, cosa che molti uomini fanno con la propria volontà, o stai sotto tentazione, punto. E guardati bene quindi dall'assecondare ciò che ti turba o ciò che ti dà queste cose, perché se lo fai andrai a combinare certamente guai. Prima lettura, ancora, Geremia dice da parte del Signore: io comandai al mio popolo, ascoltate la mia voce. E che succede se non ascolta la voce di Dio? Io sarò il vostro Dio, camminate sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Se uno si mette dalla parte di Dio, fa un regalo a se stesso, questo ve l'ho già detto 100 miliardi di volte, e prima che partirò da qua, quando Dio vorrà, una testa talmente grande, sicuramente lo ricorderete. Ma che fanno questi? Non prestarono attenzione al mio orecchio e procedettero secondo ostinazione del loro cuore. Guardate che gli uomini al nostro Signore non lo ascoltano. E se vuoi vedere se lo ascolti, anche qui, come la pace, il segno che parla lui, se tu hai ascoltato il Signore, c'è un'altra spia anche qua, infallibile, da dimostrare, cambiamenti. Beh, tu sei, e guardate che non dire che ci raccontiamo le balle, sei cambiato un po' nella tua vita, capito? Dice il Signore, gli mandi i profeti, a volte il Signore manda qualche suono, dice: guarda che ti stai sbagliando, io ti voglio bene, prova a pensarci un po'. Niente, non li ascoltarono e procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore, avanti. E allora il Signore dirà: questo popolo non ascolta la voce del Signore suo Dio,
ne accetta la vocazione. Invece una delle esperienze più belle di pace che si fa, ve lo assicuro, sono passato per tante volte in momenti di questo genere, quando il Signore, come al figlio, ti fa rientrare in te stesso, ti fa capire tante cose, tu cominci a dire, cara, che su questa cosa era meglio fare diversamente, su quest'altra cosa era meglio fare diversamente, però sbagliamo. E appena tu dici così, e se sei lui, poi cambi. Cioè, la vita cambia, non è che non cambia, come io lo vedo. Cioè, noi dobbiamo essere capaci di uno sguardo introspettivo su noi stesso, oggettivo, per dire, adesso questa cosa, purtroppo lo sento uguale, però questa cosa è cambiata, quest'altra cosa che ho capito. Allora tutti ci abbiamo bisogno di questo, il senso della qualità è questo. Gli uomini pensano di essere splendidi, dicono, ah, io non ho cambiato mai, sono stato sempre a vedere, bravo! Chi te pensi di essere? L'uomo è grande quando è capace di ascoltare veramente il Signore, dire qui ora te fai nient'anno, è ora che cambiamo rotta, è ora che cambiamo marcia. Ma uno resta sempre uguale fino alla morte. E che se tu vai a fare sulla terra? Nessuno di noi è così santo da non avere niente da correggere, d'accordo? O così avanti da non avere più niente da convertirsi, capite? Però questo non può essere metodo, guardate che non c'è niente di più difficile di ascoltare profondamente la voce di Dio, perché Dio ti parla sempre con tanto amore, con tanta dolcezza, ma ti sprona, non ti dice, non ti blandisce, non ti dice bravo, bello, ti dice ti voglio tanto bene, non ti disperà mai, però guarda che su questa cosa c'è da lavorare, su quest'altra cosa c'è da sistemare, su quest'altra cosa c'è da correggere, ma per il nostro bene, perché siamo felici, perché fino a quando in noi è presente in forma anche minima il male, la nostra felicità non può essere perfetta, e Dio vuole vederci felici non soltanto in paradiso ma anche qui, ed è per questo che dedicatamente cerca di farsi ascoltare. Allora la liturgia di oggi, vediamo da dove siamo partiti, fa che ascoltiamo Signore la tua voce, se no la quaresima passa in vano, capite? Quello che dice il Papa all'inizio, la voglia fa digiuni e limosine, ma questo sono tante cose importanti che vanno bene, ma il cuore è che la tua vita davanti a Dio abbia una svolta, e stare tranquilli che se noi lo abbiamo il cuore, Dio ti parla, ecco, vedrai quanto diglielo, fammi sentire la tua voce Signore, io voglio cambiare, fammi capire dove sbaglio, fammi capire nella mia vita se c'è qualcosa, se c'è qualche capitolo aperto, c'è qualche situazione di mancata riconciliazione, non lo so, non parlo con qualcuno e mi trovo in una situazione difficile, ho dei peccati antichi che non ho mai confessato, sapete quanto mi dice tutto? Cioè se uno apre la porta arriva poi luce. Dio non entra dove la creatura non vuole ascoltare, anche se a volte dice sì vuole ascoltare, ma in realtà non vuole ascoltare, perché ascolta solo se stessa. Si fida soltanto di se stesse, delle sue idee, delle sue convinzioni, il nostro Signore aspetta tempi migliori. Ecco. Però attenzione, che c'è gente che arriva a 70, 80 anni, 90 anni, ancora sta come stava quando ce n'aveva 20, se non peggio. Ecco, questo è veramente una cosa che chiediamo al Signore che non la faccia accadere, ecco, perché potremmo vivere una vita molto bella se solo accogliessimo gli aiuti che il Signore ci presta. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti in questo processo bello ma impegnativo, che per aprire il cuore a Gesù, perché possa parlarci e possa prendere la nostra vita e portarla gradualmente dal male al bene, dal bene al meglio, dal meglio all'ottimo. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.